Ciao ragazzi, oggi cominciamo a parlare delle religioni. Abbiamo imparato cos'è l'ecumenismo, cioè quel movimento delle chiese cristiane alla ricerca dell'unità, e adesso vediamo le religioni intorno a noi moderne, quindi non solo quella cristiana, quali sono, quali caratteristiche hanno. Il mondo della religione infatti è molto vario. Religione è anche forme di religione antiche, greci, romani, egiziani, e forme di religione, cristianesimo, islamismo, le religioni orientali, che sono patrimonio dell'uomo di oggi. Crescendo, ogni persona scopre il mondo che la circonda e non si accontenta più delle risposte che ha avuto da piccola. Ha bisogno di nuove risposte perché ha nuove ispirazioni, nuove aspirazioni, nuovi desideri. Nella sua testa e nel suo cuore, ogni persona, anche voi, sente il bisogno di sapere, di conoscere, di affacciarsi al mondo dei grandi. Le religioni, indipendentemente che siano ebraismo, cristianesimo, islamismo, induismo, buddismo, le cinque religioni più diffuse al mondo, offrono una risposta a queste grandi domande dell'uomo. Religione, cosa significa? È un po' difficile dare una definizione sola. Dal punto di vista etimologico, deriva dal latino religio. Vuol dire legame. La religione è di fatto un legame dell'uomo con Dio, come mostra questa bellissima immagine della Cappella Sistina, la creazione di Adamo. Nel mondo, pensate, si contano circa 1800 forme religiose diverse. Alcune hanno milioni di fedeli, altre ne hanno pochissimi. Il fatto che ci siano così tante forme religiose indica che c'è un forte desiderio di senso nelle persone. Le religioni quindi sono molto diverse tra loro nel mondo, ma contengono molti elementi in comune. Il primo è quello di offrire all'uomo una risposta ai suoi interrogativi profondi che riguardano la vita, la morte, la vita dopo la morte, il perché del bene, il perché del male, il perché della sofferenza, da dove veniamo, ci sono altri mondi, chi ci ha creato, eccetera, eccetera. Le preghiere, i libri sacri, tutto quello che fa parte del culto, quindi i gesti, le abitudini di una religione, che fanno parte di quella religione lì, sono il modo in cui l'uomo si lega, si mette in dialogo con la divinità. Qui ci sono vari esempi, qui ci sono i cinque libri delle cinque religioni, Bibbia cristiana, testo induista, testo buddista, Bibbia ebraica, il Corano degli islamici o musulmani. Come si classificano le religioni? Non nel senso classifica di calcio, serie A, serie B, ma ci sono delle tipologie di religioni. Certo, un tipo di religione molto antica è la religione etnica o animistica. Sono le religioni dei popoli primitivi di ieri, vedete i graffiti, ma anche di oggi, come queste tribù, come ad esempio il film Oceania che abbiamo visto noi, in cui all'inizio si parlava proprio della Dea Madre. E adesso noi guardiamo un pezzettino per ricordarvi. In principio c'era solo l'oceano,
finché non emerse un'isola, l'isola madre, Tefiti. Il suo cuore aveva il più grande potere mai conosciuto, creare la vita. E Tefiti lo condivise col mondo. Ma col tempo, alcuni cominciarono a bramare il cuore di Tefiti. Pensavano che con il cuore si sarebbero impossessati del potere della creazione. E un giorno... Ci sono poi le religioni politeistiche o mistiche, le religioni nelle quali si adorano più divinità. Molte di queste religioni sono religioni non più presenti, le religioni dei Fenici, degli Egiziani, degli antichi Greci e Romani, Babilonesi, tutti questi popoli che avete già studiato. E l'induismo, che pur essendo una religione molto antica, è comunque una religione ancora oggi presente, in cui si crede nell'esistenza, nell'aiuto, nel rapporto con tante e tante divinità. Vi sono poi le religioni monoteistiche, le religioni nelle quali si adora un unico Dio. Vengono chiamate anche in un altro modo religioni rivelate o profetiche, perché si crede che Dio ha avuto bisogno, ha voluto farsi aiutare da persone da lui scelte, chiamati profeti, per farsi conoscere da tutti gli uomini. Il profeta Maometto, ad esempio, nella religione islamica, i molti profeti dell'Antico Testamento per gli ebrei, per i cristiani, e non da ultimo lo possiamo considerare una specie di profeta anche Gesù Cristo. Sono monoteiste le religioni degli ebrei, dei cristiani, dei musulmani. Queste sono le tre religioni monoteiste più diffuse e conosciute al giorno d'oggi. Non si può non nominare anche l'ateismo. L'ateismo non è una religione, perché dal punto di vista proprio della radice, la parola indica senza Dio, negazione dell'esistenza di Dio. Una buona parte delle persone al mondo, per ragioni personali, di cultura, di scelte, non crede nell'esistenza di Dio. Vi propongo adesso un lavoro, il brainstorming. L'abbiamo fatto altre volte. Cos'è? Scriverete in mezzo alla pagina la parola religione, che è il nostro tema, in grande, col carattere che volete, basta che si capisca che è proprio quello lì il tema, quindi non in minuscolo, non scritto in qualche maniera, scritto bene. Come questa fosse la vostra testa, che appena dico la parola religione si illumina e comincia a produrre idee. Cosa potrebbe venirvi in mente dicendo religione? Tantissime cose. Potrebbe venire in mente, ad esempio, la parola Papa, la parola Dio, la parola buddismo, perché non dovete pensare solo alla religione cristiana, cercate parole anche di altre religioni. Monoteismo, usate pure le parole della spiegazione che ho fatto prima. Islam, un'altra religione, usate pure delle frasi, amare il prossimo, usate pure delle immagini, si devono riferire alla parola religione, religione in senso molto ampio, non solo religione cristiana. Fatto il lavoro con cura, entro la data che vi dirò nel compito, vi fate vedere cosa ha prodotto il vostro bel cervellino. Adesso ragazzi, mi raccomando, buon lavoro, impegnatevi, ci vediamo alla prossima occasione. Ciao ciao!